Sì, buongiorno. Noi ci troviamo proprio con il vice ministro Filippo Bubbico, che è il vice ministro all'interno, è venuto qua per verificare la situazione di questo CARA, ma il problema dei CARA è un problema che comunque si sta affrontando all'interno del Ministero insieme a tutta una riorganizzazione del sistema di accoglienza. Questo è un centro che ospita 1.236 persone per la precisione, e sono qui dietro di noi, sono qui che vi stanno accogliendo. Lei ci può dire cosa ne sarà del nostro sistema di accoglienza, visto e considerato che l'Europa ci chiede anche di rivisitarlo? L'Europa ci chiede di dare tempi certi sulla identificazione e poi sulla valutazione delle richieste d'asilo. Noi stiamo già lavorando da questo punto di vista, abbiamo raddoppiato le commissioni, i tempi medi si sono significativamente ridotti, occorre fare di più, vi stiamo provvedendo. Il dato che emerge è che in Italia sono state fatte e si stanno facendo esperienze molto molto belle, molto interessanti dal punto di vista dell'accoglienza e dell'integrazione. Dobbiamo mettere a sistema tutto ciò, evitare le mega strutture, evitare la distribuzione eccessiva nella prima fase, trovare dei processi di ottimizzazione distinguendo la fase di prima accoglienza dalla fase poi di integrazione e di accompagnamento di queste persone. Salutiamo molto positivamente la decisione assunta in ambito europeo di condividere non solo un sistema unico europeo dell'accoglienza e dell'asilo, ma anche una politica, perché noi qui abbiamo modo di conoscere tanti ragazzi con storie le più diverse che hanno voglia di migliorare la propria vita. Ci sono anche casi di violenza, ci sono anche casi di soggetti che non vogliono integrarsi, ma la stragrande maggioranza di essi è alla ricerca di un futuro per sé e per le proprie famiglie. Noi dobbiamo sviluppare le politiche di cooperazione con i paesi di provenienza, perché è solo in questo modo che possiamo governare i processi migratori che fanno parte della storia dell'umanità e che oggi in questo tempo sono segnate dalle vicende che conosciamo di persecuzione, di guerre, di carestie, di fame, di conflitti etnici e religiosi e che un tempo erano segnate dalla miseria più nera e dalla volontà di emanciparsi da quelle condizioni. Insieme l'Europa deve saper governare questo processo dando conto della propria capacità di praticare concretamente i diritti, il rispetto della dignità della persona che costituiscono i fattori fondamentali della civiltà europea. Anche perché abbiamo sentito 1 milione di rifugiati potrebbero arrivare entro l'anno, questa è l'ultima notizia che arriva proprio dalla Germania, dobbiamo essere pronti, ci chiede anche l'Unione Europea di accelerare i tempi con gli hub e gli hotspot, ovvero con la primissima accoglienza e poi con la sistemazione invece nei vari hub. Sì, devo dire che le nostre forze di polizia, la polizia di frontiera sta facendo un grande lavoro da questo punto di vista. Noi dobbiamo anche essere molto precisi ed esigenti, rispettare la dignità della persona, agire per accoglierli quelli che sono meritevoli di asilo ed integrarli, ma pretendere con molto rigore il rispetto delle nostre regole di convivenza civile e di rispetto dell'ordine pubblico. Cosa ne sarà del CARA di Mineo? Poi la lascio proseguire il suo giro qui. Sul CARA di Mineo si sta sviluppando una riflessione che ci porterà in tempi estremamente veloci a delle decisioni, perché è evidente che quel modello ha messo in evidenza tutte le criticità per un fattore dimensionale e anche per una collocazione geografica in un contesto urbano piuttosto rarefatto e fragile. Noi dobbiamo valorizzare le migliori esperienze, l'obiettivo è di superare quel modello, poi vedremo se ridimensionarlo, riqualificandolo o invece eliminarlo del tutto. Grazie, grazie al Vice Ministro Filippo Bubbico per essere stato con noi, continuiamo questo giro, vedete dietro di noi ci sono tanti ragazzi ospiti di questo centro, che chi gioca con le racchette, chi invece suona il pianoforte.
Insomma, oggi è una giornata abbastanza serena in questo centro, un centro che comunque per ora non ha dato nessun segno di problemi. Dove cristiani e musulmani convivono e spesso pregano insieme, questo è un dato che mi preme sottolineare. Grazie ancora, la linea torna a Roma.